Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei 2 sul server 2 con Super Ghouls and Ghosts, e questo sarà il gameplay della bestemmia. Da quel che ho capito ci sarà veramente da smadonnare. Eh sì, perché ci sono questi cosi qua che sono veramente una rottura di palle. Perdi le speranze contro sti cosi. E dai, quante cazzo di volte ti devo Mi sembra di aver intuito una cosa. Potrebbe anche soltanto essere una proiezione della mia mente, ma mi sembra di aver intuito una cosa. Allora, lascia un'arma di merda. Se l'ho presa è solo perché spero di riuscire a fare danno. Mi fanno male anche se mi abbasso. Guardate che... No, niente, anche da abbassato mi rompe le palle. La classica spada. L'arma... Ma guardate che palle. Mamma mia. Sì. Ma io non so. Però mo stai abbuscando perché ti ho messo un po' all'angolo, cosa che non mi potrebbe mai riuscire altre volte, eh? È morto. Mi sa che l'ho ucciso. Ma io, cioè, stento a credere che da ragazzino io sia riuscito ad arrivare qui. Faccio proprio fatica a crederlo. Che cazzo di forza di volontà avevo al tempo? O forse era la forza della disperazione, perché non avevo tanti giochi, quindi o questo o ciccia, però... No, probabilmente ero davvero disperato. Cioè, per giocare a sto gioco tutte quelle ore, sì! Fanculo! Bene. Che mi dai? Armatura verde, sì! Sto salvando molto molto spesso, ragazzi. Probabilmente ci saranno un sacco di tagli e ve ne renderete conto un po' meno, ma io sto... Ma questo non è il boss del primo livello? Me l'hanno messo qui così per farmi un favore, per scatenarmi feels? Saltello un po' in giro sperando di sì. Mamo! Questa è davvero una bella sensazione. Essere sicuri di avere... il massimo della potenza che ci si potrebbe aspettare. Ok, posso prendere un colpo in più adesso? Sì! E se avessimo sempre questi poteri, sarebbe tutto estremamente più facile. Ma così non è. Mamma mia. Oh, già sono al boss? Questo è, immagino, il boss di questo livello. Non mi ricordo per niente di sto livello, veramente. Probabilmente ci sono arrivato e l'ho finito a culo, a straculo. Oh sì. Fatto? Veramente? Ecco perché non me lo ricordo, era talmente breve. Ecco, qui, io sono arrivato qui, da bambino sono arrivato qua. Non sono orgoglioso di esserci arrivato di nuovo usando tutti questi salvataggi e questo modo di giocare che è assolutamente opposto rispetto al modo di giocare dell'epoca. Ogni gioco dovrebbe essere giocato come
come l'epoca di appartenenza vorrebbe, però insomma, cioè, qui dovevo scegliere tra giocare a Ghouls and Ghosts per i prossimi 190 anni o giocarlo così e finirlo in una decina di gameplay. Porco Giuda, non me lo fa prendere. Eh sì, cazzo che ti frega. Come lo sapevo che volevi fregarmi, ma io ho l'arma perfetta per questa situazione, perché va a ricerca. Quindi anche se lui sta là, appollaiato come la merda che è, trappola. Quella è una trappola. Oh sì, il pugnale. Salviamo. Oh mamma mia. No, però contro di lui è un casino col pugnale. Fermi, fermi. Bella. E qui? Aspetta, qua c'è secondo me un trappolone. Davvero? Mi dai un altro baule? Vabbè, chiaramente c'è il pagliaccione. Avevo già preso tutto quello che c'era da prendere. Vabbè, it's easy, it's very easy. Se c'hai tutta sta roba. Oh, madonna! Ma voi immaginate all'epoca che sorpresa poteva essere vedere una parete ritirarsi in quel modo? Vaffanculo! Ok, voglio soltanto andare in avanscoperta. Poi, ma se schiatto non fa niente, ricomincio. Però intanto vedo cosa mi aspetta dall'altra parte. E questa è una zona che non abbiamo ancora visto. Ma sempre tu sei. Sapete che forse gli meno e tanti saluti. Ma sono veramente un pirla! Sono veramente un pirla inutile! Ma no, ma dai, ma che è? Sì! Cosa? Ma quindi... Io non capisco, l'ho visto tipo ghiacciato, blu, ho pensato adesso questo mi spara il ghiaccio, invece no, sempre il Scusatemi, come non detto. Sì! E beh, la supermossa fa veramente male. Primo colpo inferto anche questo qui. Ah, seconda. No! Ah, cazzo! Mamma mia! Prontezza di spirito! Se vai sul vocabolario alla voce prontezza di spirito c'è la foto di quella scena lì. Vaffanculo! Bam! Sì. Prenditela in culo, maledetto. Sì. Sì.
Ottimo! La principessa Popputa. Oh, Artù! Sono così felice che tu sia venuta a aiutarmi. Ci vuole un oggetto magico. Una volta ho indossato il braccialetto ed ecco perché sono stata attaccata e catturata dai demoni. A malapena sono riuscita a nasconderlo lungo la strada. Ti prego, Arthur, no. Vai indietro. No. Cioè, torna con il braccialetto e liberami. Sei il mio sole, sei la mia sola speranza. Dovrei tornare indietro e rifarmi tutta la strada? Cioè, è tutto come all'inizio? Sì, si direbbe che sia tutto come all'inizio, come al fottuto inizio. Ma, cioè, se io rifaccio tutto da capo, non è che torno là e lei mi dice le stesse menate? Perché a questo punto inizio a sospettare che questo sia veramente il capostipite dei Rage Game. Che fosse un gioco di una stronzaggine epica me lo ricordavo, ma non a questo livello. Cioè, dai su, veramente? Veramente dovrei ricominciare tutto da capo. Cioè, io lo trovo scorretto farmi arrivare fino alla fine per poi dirmi no, vabbè, ciccio, devi rifare tutto da capo. È pazzesco! Ed è una paraculata! Nessuno si sarebbe... Oddio, cos'è? Il braccialetto del... cazzo fa? Oh! Wow! Wow, ma questa cosa è di una potenza clamorosa, scusami. No! No! No, vabbè, aspettate, aspettate. È cambiato qualcosa. C'è il cazzo del braccialetto. Adesso posso raccogliere anche quello. Ed è un'arma, esattamente come la spada, le frecce o i pugnali. Io non so se però valga la pena di ripetere insieme a voi i livelli. Cazzo, io non l'avevo mai vista sta cosa. È la prima volta. Ve l'avevo detto, non ho mai portato a termine il gioco. Ero arrivato proprio all'ultima stanza lì e avevo droppato. Mi sarebbe bastato così poco per scoprire anche quest'altra parte di gameplay. Che poi è pure interessante perché è una nuova arma, c'hai curiosità di provarla. Ma porco cazzo però. Cioè, sono veramente degli infamoni schifosi. Naturalmente questa parte del gioco non riesce più ad impensierirmi perché insomma... Dai Fati, lasciami il cazzo fa. E chissà che arma... Ah no, il braccialetto non ha un superpotere. Cioè, nonostante io abbia l'armatura dorata, non si carica nessun potere. Però probabilmente è di una potenza devastante, infatti sì, cioè non c'è nulla che... nulla riesce a resistergli. Il problema è tenersela sempre, anche se io adesso sto utilizzando, credo, la versione potenziata di questo coso perché ho l'armatura dorata, no? Cioè, nel senso, ho lo sparo potenziato? No, mi sono anche preso la spada per sbaglio, avrei potuto provare il braccialetto nella sua forma neutra, nel caso ci fosse una forma neutra, e non so se continuare... Cioè, dovrei rifarmi tutti i livelli, è pazzesco, non lo so, mi trovo in una situazione veramente strana.
Ditemelo voi ragazzi, io sto fermo finché non esce questo episodio, ma uscirà tipo a febbraio, adesso è dicembre. Vabbè, fatemi sapere voi se volete andare proprio fino in fondo e vedere anche la seconda run. Questa è praticamente la run, è il game plus, diciamo. Adesso capisco a chi si è ispirato Dark Souls. Vai nel fuoco! Va bene, noi ci vediamo al prossimo gameplay, che non sarà su Super Ghosts and Ghosts, perché l'abbiamo praticamente finito. A meno che non vogliate vedere il New Game Plus.